Buongiorno, come state? Tutto a posto, vero? Ormai è diventato il nostro motto, tutto a posto perché nient'altro possiamo dire, poi veramente dobbiamo pensare a questo perché man mano si sta avvicinando il tempo di marcire a casa, perché adesso è diventato quasi un'abitudine. Secondo me cercare di ritornare alla vita normale ci vorrà un pochettino di tempo, non è che io la prima volta che ho preso la macchina, dopo 2 mesi che sono uscito con la macchina, non vi dico che sbandavo, ma comunque ero un po' come mezzo intontito. Vabbè, oggi altri piccoli consigli che secondo me possono essere utili per voi. Qua tengo acqua che bolle così ci avvantaggiamo un po' con il tempo. Intanto qualche saluto. Sì. Toni Baialardo, Marina Milea, Ciro Sannino e Marco Angritani. Ciao Marco, Ciro, ciao Marco, ciao Marina. Toni e ciao Maria. Allora, okay. Rape rosse, queste vengono da Montechiaro, le ho già pulite, solo pelate, e le mettiamo a bollire. Un pizzico di sale che lo mettiamo e ci mettiamo una bella patata. E facciamo partire la prima cosa. Io vi ripeto sempre la stessa cosa. Voi quando cucinate riflettete un attimo prima di partire, perché dovete partire, ecco qua un pizzico di sale, dovete partire prima con quello che ci vuole più tempo, non è una cosa normalissima. Per questo rifletteteci un attimo, perché a volte uno non lo fa, non è perché non lo sa fare, è perché non ci pensa. Invece è importantissimo per essere più veloci e coordinati. Dobbiamo salutare Nicola Cannavacciolo, che se non fosse stato per lui non avessimo questo tesoro di Timothy. Ciao Nico! Certo, Nicola ci posto la fotografia di questo cucciolo nero. Bellissimo. Con questa linguetta nel lato. Qualche giorno la e noi ce ne innamorammo e ce lo prendemmo subito, e Nicola lo disse che era il più bello della cucciolata, per dire la verità. Bello. Dimmi se è bello, bello, bello. Allora, pane duro, di solito ci lascio pure la scorza, questa qua la sto togliendo perché una parte mi servirà dopo, il resto, eccolo qua, lo mettiamo, tengo acqua fredda. Intanto c'è Ludo R, dice buongiorno, omaggio su Nati Purpotiello e Don Salvatore, perché ieri sul Gambero Rosso è andata in onda proprio la puntata dei Purpotielli, famosissimi Purpotielli. Che so Ludo, che sono una cosa di alto livello, mica scherzo, Don Salvatore, vicino Purpotielli, un must. Allora, pane duro, acqua fredda e mettiamo a rigenerare, mi raccomando, voi lasciate il pane e la scorza, non la togliete perché è un... parecchi di noi, vabbè, quello si spugna con più difficoltà. E non è bello che quando mangiate trovate pure una consistenza in più. Ecco qua, recuperate sempre le briciole di quando tagliate il pane, perché saltate in padella con un po' di aglio e olio può diventare, si diceva, il formaggio dei poveri da mettere su uno spaghettino con le acciughe, su qualsiasi cosa. Una nota croccante ci sta benissimo e questo si fa con le briciole del pane quando si taglia. Per questo voi quando tagliate il pane le briciole raccoglietele, mettetele da parte e qualche giorno vi faccio vedere che ne facciamo. Allora, stiamo andando con il pane, prendiamo una bella zuppia, eccola qua, bella zuppia, carne macinata. Di solito noi mettiamo, la nonna mette metà manzo e metà maiale. In questo caso è tutto manzo, è vitello, è un vitellone, per il semplice motivo che chiesa di neve, e comunque la polpetta si fa, perché in molte tradizioni regionali la carne si mette divisa, si mette metà e metà, però si può fare pure una cosa, e questa qua la facciamo solo di manzo. Allora, un bel pizzico di sale, che poi voi a impasto completato lo provate, manzo, sale, voglio bene. Walter Zoff presente e felicemente appagato per l'incontro. Saluti e buona giornata. Saluti a te. Allora. Ciro Sannino, si è perso che ti sei fatto i capelli. Ciro, dimmi, sono stata brava
Ha detto: ma ti sei fatto i capelli, sembra più giovincello. Alzocino, ma te ne accorgi? Vedi che io l'ho fatto una settimana fa. Mi stai abbandonando, mi stai tradendo allora. È una settimana fa che Rossella ha seguito Il il tutorial tutorial del nostro mio grande Massimo Desiderio. Massimo Desiderio, che è un famoso parrucchiere stabiese, bravissimo. E via. A parte questo tutorial, Rossella ci ha messo 4-5 euro per passare a parte questa cosa, però qualcosa ha fatto. Ma li ho ammazzato un po' con un po' di gelatine e passiamo. Allora, un po' di aglio e prezzemolo io ce lo metto sempre, soprattutto come vi dico, eccolo qua, come vi dico, quando avete la possibilità di avere prodotti di alta qualità come questo qua, se avete la possibilità di avere prezzemolo, puliamo un attimo il tagliere. Maria Buro chiede: buongiorno, ma oltre il polipo, quali pesci si abbattono? Per intenerire solo il polipo, il resto, il polipo è una caratteristica abbastanza complicata di fibre, e per questo io, secondo me, va solo abbattuto il polpo. Poi non lo so, Maria, perché Isca, ognuno la pensa in una maniera, per questo. Una bella e generosa grattugiata di parmigiano. Questo perché? Perché questo impasto è diverso da quello che è sul libro, perché voglio solo farvi capire che a polpetto, un basso, polpettone, queste cose qua si fanno con quello che tenete a casa. Non è che non tenete il pecorino, perché dall'altro lato ci dovrebbe essere pure il pecorino, se non sbaglio citato. Non li potete fare, voi li potete fare con quello che tenete. Consumate il vecchio e poi comprate il nuovo. Eccolo qua. Aglio, pepe, prezzemolo, parmigiano, già sta pigliando una faccia sua, è troppo bella. Ci apriamo un paio d'uova. Facciamo tre e poi controlliamo. Tre uova. Lavo un attimo le mani. Questo passaggio, voi lavatevi sempre le mani, soprattutto quando maneggiate le uova, anche se le avete lavate, tutte cose. Facitelo sempre che non. Eccolo qua. Allora, questo qua lo mettiamo qua, facciamo vedere. Il pane, eccolo qua, bello spugnato. Molti lo fanno anche nel latte. A me piace dall'acqua. Lo spugnate, lo strizzate bene. Antonino De Gregorio dice: chef, aprite il 18 maggio? Non lo so ancora, Antonino. Antonino, mo stiamo aspettando che arrivino le linee guida del governo centrale per far capire buono che buono fa. Poi si deve capire bene di tutte queste proposte che stanno nascendo, che per il 50-60% io non sono d'accordo, perché è bello a parlare, ma poi a realizzarle è un'altra cosa, e poi vediamo, poi decidiamo. Comunque Nonna Rosa per il momento resta chiuso, e apriremo sicuramente, appena apriremo a Montechiaro con la nostra forma della casa di campagna. Nonna Rosa, dove abbiamo la stella, sicuramente quest'estate ormai è chiuso, ma noi già chiudevamo prima, a fine maggio. Chiudiamo e apriremo. Se tutto va come speriamo, apriremo a settembre come facevamo prima. Vogliamo un attimo il Intanto Orazio dice: chi ha replicato la pizza di pane duro invece delle fave ha messo i piselli ed è stata eccezionale, l'hanno divorata. E ancora Marco Landi deve ringraziarti infinitamente perché ieri si è cimentato nella parmigiana di borragine, uno spettacolo. Dopo la ah. degustazione mi sono alzato e da solo ho fatto la standing ovation verso Vicky Ma Quence. visto che cos'è quella parmigiana di borragine? È una cosa esagerata, buonissima. Guardate, a me quando non mi vanno, vedete, non mi vanno, proprio è un'allergia che mi E rimane. ancora gente e piadina alla tua maniera, una vera bomba. Lo so, secondo me, guardate, quanti sono piccoli, perché si vede che io non li uso, però ma per fare se proprio ti rimetto, altrimenti faccio il menato di due ore di bordello. Io mi lavo le mani e continuamente, ma i guanti, vedete qua,
una delle nuove normative sarebbe che Google sta seguendo vicino alle mani continuamente. Ditemi a me come è possibile fare, se io adesso con questi qua uso le uova, poi che faccio? Mi lavo i guanti o mi lavo le mani? Poi butto i guanti e ne prendo altri. Butto altri, è un bordello che non finisce mai. Per questo bisogna fare molta attenzione con tutti i decreti, altrimenti si rischia di creare ancora più caos. Vittorio Fiore chiede dov'è la casa di campagna? E a Montechiaro è una frazione sempre di Vico, posto che abbiamo con 10.000 metri di terra, di cui la metà più o meno la metà è uliveti e agrumeti, l'altra metà è un orto spettacolare. Ieri abbiamo, allora, con grande ritardo perché il Covid ci ha fatto fare questo enorme ritardo. Voi quando avete, ecco qua l'imbasso, quando avete fatto l'imbasso ovviamente lo provate e vedete com'è di sale, perché non potrete mai dire è buono di sale con tot, sale, pepe, quanto basta, quello fa la differenza della ricetta, ma dovete provare e vi regolate di sapidità. Abbiamo aperto perché 4 anni fa abbiamo impiantato 10 barbatelle. Allora, da questo in basso, poi vi spiego di 10 barbatelle. Eccolo qua. Aspetta, Questo in basso facciamo. mi avvicino. Eccolo qua. Bello pronto, impastato, saporito, finirò. Con questo voi potete fare un milione di cose. Allora, facciamo una cosa, perché io dopo devo prendere i guanti e li devo buttare, perché è una cosa mia. Non ho mai cucinato, quindi qua mi scuseranno tutti i super professionisti che lo fanno, ma io non so ciò. Intanto Antonello Capuano dice: seguendo la tua filosofia, ho fatto una nerana a modo mio, con l'aggiunta di 5 alici marinate da riciclare. Un piatto dedicato a te. Un caro saluto da Milano. Grazie mille, secondo me è venuta a finire pure con le alici. Allora, prendiamo una parte di impasto, eccolo qua, lo stendiamo su un foglio di carta da forno unto e gli diamo una forma rettangolare. Vedi? Una bella forma rettangolare. Lo già fa un bel sagittario quando perché Giacco dice: io non mi fidi, dovrei questi guanti. aveia ma era proprio finito in vuole perché no mo li butto, era solo per sentire sta cosa, mo pare 1.000 anni che gliette. Eccolo Giuseppe Balestrino dice che quando mi pare un miele che ragazza muto. qua, allora vedi che lo volere, no? Ha saputo, lavo un attimo le mani. Intanto Roberta 5 dice: l'altro ieri sono passata a Pietrapiano durante la diretta, quasi quasi volevo fare un'incursione. Allora, Robby, buongiorno. beh, figurati. Allora, dammi quella teglia che da parte da forno, che tenevi prima. Allora, un filo d'olio, prendiamo la padella, guardatevi tutti questi passaggi perché sono due o tre consiglietti, uno più bello in alto. Vabbè, questo qua, prendiamo uno e due uova, la teglia, uno e due uova. Dominique ci dice: Maurizio festeggia il compleanno insieme allo chef, insieme a tutti noi. Auguri Maurizio. Ciao Maurizio, tanti cari auguri. Allora, facciamo un paio d'uova, olio a riscaldare nella padella antiaderente, mi raccomando, antiaderente, uova. Parmigiano. Fabio Zamparelli dice: Rossella, ieri ho fatto i paccheri ripieni di melanzane con salsa di peperone e buccia di melanzane fritte. Bomba! Immagino che è stato buonissimo. Poi inizia, tra poco andiamo a Montechiaro e iniziamo a raccogliere un po' di cose da lì. Vabbè, padella bella calda e facciamo questa sorta di frittatina. Bella bella. Poi faccio le cash piano piano.
Maria Rosa Melluccio dice buongiorno Peppe Rossella, anche oggi sono qui con voi. Buon lavoro. Dateci i vostri buoni consigli per ripeterli nelle nostre case. È quello che vogliamo fare, Maria Rossa, quello che cerco di fare da un paio di mesi ormai è diventato, avete capito che noi siamo quasi a un paio di mesi, è una cosa rossa, eh? Devo dire la verità, è iniziato tutto così e poi anche per me è un appuntamento che mi piace, che mi manca se non lo faccio, vabbè. Ma piano piano dobbiamo organizzarci per riprendere, speriamo, la nostra vita quotidiana, però sicuramente non vi abbandonerò. Decideremo i giorni e un paio di volte, due o tre volte al mese ci vedremo sicuramente, se vi fa piacere. Pietro dice che sta preparando anche lui le polpette di melanzane e poi rispondiamo a Agata che non trova la ricetta della pasta brisée che però sicuramente verrà caricata se non è stato già fatto sul canale YouTube. Sicuramente, è stata una delle prime ricette. Allora, prendiamo un paio di cipolle, di cipolline nuove, un poco d'olio. E mettesse cipolla, olio, aglio fresco, prezzemolo, cipolle fresche e mettesse pure nel latte e caffè. No, il latte non ne prendo, nel caffè ci metto, sai, sono la mia fissazione. Questi aromi nostri, aromi mediterranei, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, capperi, olive, maggiorana, tutte queste cose qua, guardate. Allora, sono tutte queste erbe, questi profumi nostri, scorza di agrumi, di limone, che possono fare veramente da solo, possono fare grandi piatti. Ecco qua. Allora, facciamo andare qua. La frittatina qua è pronta. La giriamo. Vabbè, io l'ho girata così, avete visto, ma voi giratela, se non ci riuscite, giratela con la coperchia, che non succede niente. E andiamo avanti, faccio vedere che sta venendo fuori, che viene fuori Rita una cosa. Vagnozzi chiede, chef, che piatto è? Allora, i piatti non è uno, sono 4-5 che facciamo di solito. Rita, in questo momento sto facendo un polpettone, un insalato di rape e cose che vengono man mano, però mi devi seguire e così vedi un po' come si evolve la cosa. Allora. Ecco qua, la frittatina. Vedete che la mamma fa la frittatina? La mettiamo al centro del nostro polpettone. Ditemi voi se già ne ha cominciato a fare un buco a terra. Tagliamo un poco, vedete, ve la sagomate. Non deve essere, non deve uscire fuori. Ecco, mettiamo un altro pezzo qua. E voilà. È già cominciato a essere una cosa interessante, no? Teniamo un poco di pancetta. E questi polpettoni si può fare con quello che pulito, non come sta scritto sui ricettari o sul mio libro. Quello è un polpettone, ma se fate fare in altri 10 manette. Salvatore Stasio ha fatto la devozione, seguendo i tuoi consigli, fantastica emozione. Ah, grazie, grazie, sì. È un grandissimo piatto questo, secondo me. Devi avere solo gli ingredienti giusti e poi fare. E pancetta, le fave sono sgusciate come sapete. Andiamo a sistemare la nostra pancetta all'interno. Intanto Vincenzo Delligarri dice stamattina mi sentivo non al 100, poi entro in diretta con voi e mi sento meglio. Va bene, grazie Vincenzo, ti ringrazio. Sono parole che veramente mi fanno veramente tanto piacere. Maria De Non Luca. sono frasi fatte, mi fanno piacere vero perché. Allora, un po' di sale. Salutiamo Maria De Luca da Salerno. Ciao Maria, un altro po' di pepe. Maria, guarda solo per tono, perché chi si lo dato che mo ci sono le fave, ho voluto farlo così, fave, pancetta, una frittatina. Ehi, Andrea qua Troiuolo non chiede, chef, oggi come siamo messi a bomba? lo so. Allora, secondo me oggi c'è un'altra bomba sul 6, ma poi partiamo così. E poi man mano se bomba arriva e fanno rumore. Vabbè, l'abbiamo salato leggermente, vedete com'è? Bello, vedici velocissimamente. Ci metti due fave leggermente spadellate con il cipollotto.
Questo è sempre per farvi capire che non c'è bisogno che dobbiamo avere gli spinaci o i broccoli con fuoco sottotono, lo facciamo con quello che teniamo. È sicuramente di stagione, questa è una cosa che io ci tengo moltissimo. Eccolo qua, vedete? Aspetta, facciamo. Guardate che cos'è. Prendete con la carta e ve lo andate a chiudere, lo chiudete così, lo stringete, vedete? Poi alzate la carta qua e ripetete un'altra volta l'operazione scendendo, lo stringete un poco così, vedete, e chiudete. Ecco, pronto il polpetto. Vedete, c'è voluto proprio un minuto, non di più. Senza azzeccare, senza fare niente, delicatamente, bello, bello, bello. Accendiamo un momento il forno. Grazie, prendiamo la teglia, il polpettone è ancora sulla carta, vedete? E cavo rimanim, chi io tocco? Ah, se io tocco quant'è questo? Il foglio di carta deve essere un po' più grande, e ce lo lavorate sopra, ne tagliate quelli in eccesso. Giovanni Caserta dice: il verbo guida è entrato nelle nostre case. Ciao Giovanni, lo chiudiamo all'estremità. Il verbo guida, che sta bene, Giovanni. Chiudiamo un po' all'estremità. Se tenete un po' di mozzarella ce la potete mettere, un po' di formaggio ce lo potete mettere, così qua. Io non lo tenevo, non ce l'ho messo, e ben alla fine uno stesso, fidatevi. Allora, Geraldo Sansone dal Belgio chiede: ma allora quest'olio quando possiamo Ciao comprarlo? Gerardo, siamo, spero, veramente spero di essere pronto quanto prima. Mi hanno detto che questa settimana dovremmo essere pronti con il sito, sto scalciando, ma adesso questa questione del Covid ha bloccato mezz'ora. Allora ungiamo con un poco di olio e lo andiamo a spolverare con un po' di pane grattugiato. Eccolo qua, guardate che cos'è. Non è una bomba, questa è una granata. Un altro goccino d'olio e inforniamo 170 gradi, mettili dentro per mezz'ora, 40 minuti, se metti mezz'ora poi controlliamo. E questa qua è andata ed è a fine pulissima. Intanto Giacco dice: mano a mano mi sto cambiando tutte le padelle e pentole, cosa mi consigli? Acciaio, alluminio? Guarda, Giacca, per spadellare 1, 2, 3 porzioni di pasta, meglio dell'alluminio, secondo me non c'è. Padelle proprio sottili di alluminio, perché devono attaccare subito la fiamma. E proprio esistono poi le padelle per spadellare, che devono avere il bordo non squadrato, ma leggermente ondulato, perché deve aiutare la pasta a saltare. Poi per gli stufati ci sono queste qua in ghisa, che sono la fine del mondo. Poi per tutto ci sono queste che uso io, che sono troppo belle. Allora. Intanto Anna Maria Guarino ti dice: ti seguo da quando facevi le trasmissioni con la Ravaioli, Sì. sei l'orgoglio dei napoletani. Grazie, grazie E salutiamo Giuseppe, dice: mi sono perso qualche diretta a causa di motivi di salute, ma da oggi si recupera tutto. Giuseppe, mille. sempre forte. Certamente, Giuseppe. Tutto quello che ti sei perso lo trovi sempre Sul canale YouTube, sul perché canale c'è YouTube. questa novità. Allora, pane grattugiato, impasto. Mettiamo pure un'altra pentolina su, così mi avvantaggio, perché per già fare un piatto che è una bomba atomica. C'è Sara Guida che ci saluta e ci augura un buon lavoro. Sara e come Guida, no? la nostra Sara Guida. Sì, la nostra super commercialista. mi raccomando, fai attenzione al boss dei boss, sai quanto ci tengo, Sara, famoso studio di commercialisti Vicano, noto come Etrios. Intanto Paola Giacometti Allora, ci segue da Vancouver, dice: qui sono le 2:20 di notte, ma le vostre dirette mi piacciono troppo per non seguirle. grazie. Allora, guardate, tengo le fave, metto le fave. Guardate qua, le chiudo bene e faccio delle polpette.
ripiene di fave stufate. E che sono queste? Non sono bombe a mano? Queste qua, vabbè, noi già abbiamo fatto alcune cose con le polpette farcite, anche nella puntata di Pasqua c'era qualcosa, e sono qualcosa di straordinario. Vedete? Lavorate con le mani e non vi preoccupate, l'importante è che ve le lavate in continuazione. Altrimenti, cara, non facciamo niente più, è meglio che chiudiamo e ci siamo a casa. Che se devo andare al ristorante per pare che sto andando all'ospedale, è meglio che mi sto a casa. Eccole qua, guardate, queste sono fantastiche, le fantastiche polpette di rosa. Caso Gini Rossi. Vedete, sono buonissime, voi metteteci quello che volete, io li ho lasciati. Allora, no, mo avevo deciso di farvi vedere la polpetta e basta. Poi ne ho lasciate due indietro di fave perché mi è venuta questa voglia di farle con le fave, non era previsto. Come queste che vi volevo dire, non sono previste le ricette che voi vedete, sono al 90% tutte ricette quasi inedite, pensate per voi, perché con varie modifiche, tutte ovviamente molto molto personalizzate, perché sono tutti i miei pensieri di cucina. E questo qua, per esempio, le polpette di rosa le abbiamo fatte di vari ripieni, questa qua con la pava mi mancava, ma mettendo le fave nel polpettone, gente, ma perché non potevo fare un fritto e capacemi un buco in terra che veramente non si ferma più. Immaginatele, queste qua. Intanto Maria Marciano ci chiede le foto di tutti i piatti che cucino, dove le devo inviare? Scusa, ce le può Le può anche postare le proprio posso recitare, taggandoci, sì. sì, taggandoci sulla pagina. Maria, mi stiamo aspettando ancora. Quando ne tieni? Falle in alta risoluzione, mi raccomando. E se serviranno per qualcosa, ti chiederemo se possiamo utilizzarle pure a questa scopo. Riccardo chiede se si possono mettere anche le acciughe nel ripieno. Figurati, noi l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una polpetta ripiena di scarole stufate, aglio, olio, peperoncino, scarole stufate con acciughe. E provo la affumicata, mamma mia, credere, Riccardo, è una cosa fantastica. E ancora Raffaele Molo chiede nel polpettone invece delle fave i piselli ci stanno? Qualsiasi cosa, io ho messo le pave perché tenevo le pave, che li sentivo, mo da Montechiaro stanno scendendo e ovviamente, come sapete, a me è una cucina prettamente di stagione, per questo stiamo aspettando pure per la pasta con le zucchine. Ciro Zaccaro dice vicino a questo polpettone parte in automatico a parapurtire. Sì, qua c'ho la Ciro perché è troppo buono, eh. Ovviamente vicino al polpettone potete mettere a cuocere assieme anche delle patate. Le fate a tocchetti tipo patate da mettere da patate da forno e le cuocete assieme. Il foglio di carta argentato non lo, di carta da forno non lo staccate, non lo tagliate. Condite le patate e fate quelle che, perché una mezz'oretta si cuociranno anche le patate e tenete un bel contorno da metterci vicino. Io non l'ho fatto per motivi di tempo perché altrimenti non riesco a farvi vedere tutto il resto di Intanto Raffaele scuole. Napoli dice: No, ha buttato la carta da forno, non si poteva No, recuperare. allora noi la carta da forno la recuperiamo. Questa non è stata recuperata perché è unta, però se tu prendi un foglio di carta da forno che tieni dietro di te, Rossa, ci faccio vedere a Raffaele perché hai fatto una giustissima, guardala, È un poco ingiallita dal forno, dal calore del forno. hai fatto una giustissima osservazione. La carta da forno assolutamente non va buttata, va sempre riciclata quando la usate da forno, per questo noi la teniamo nelle teglie ed è sempre che facciamo di solito sempre frolle, queste cose qua, per questo è inutile buttarle. Anzi, Intanto salutiamo Luisa Moccio che è la prima volta che ci segue. ah, Luisa è arrestata fino a mo', scusami, mi fa piacere che stai qua, e come sei arrivata a noi? E intanto Pasqualina Taliercio dice: Io sto facendo la genovese, tracchie di maialino nero. Ho aggiunto anche due pezzi di salsiccia. Vabbè, dove abiti che ti prima trovo? Allora, la rapa
e la patata sta dando. E continuiamo a fare questo qua, ci mamolo perché altrimenti qua. Salutiamo Giuseppe Maresca che ieri purtroppo non abbiamo salutato Ciao e quindi Giuseppe. ci saluta da Capri. Giuseppe Capri, bellissimo. Com'è la situazione? Ho letto che è stata appena messi gli aliscafi un po' più a disposizione, subito è stata invasa. Ma questo si deve fare attenzione perché questo è un momento molto più delicato di prima, per questo bisogna fare attenzione, non è che va a Ramle e fanno scaricare tutta quella gente a Capri mettendo a rischio anche voi, si deve fare con molta cautela secondo me. Vabbè, allora qua facciamo delle polpettine, vedete voi con questi imbasti che potete fare? Fate di tutto e di più. Vedete, piccole polpettine. Gennaro Mastellone da Sorrento dice: stavo in riunione, sono scappato in macchina per non perdere la diretta. Gennaro, mi raccomando, non ti far sentire da nessuno, eh? Michela Guida Sì. chiede se le Chi è la fave, nostra Michela Guida? sì, la Ciao nostra Michele. compaesana, se le fave sono sempre sbucciate, sgusciate. Michele, io le fave le sbuccio sempre. Ti ho detto che la mia fissazione è anche di sbucciare i piselli. Sì, è una faticaccia, tutte queste cose qua, ma il piatto è una cosa. Poi soprattutto quando sono fave grassicelle si sente l'amaro della pellicina che a me l'amaro piace, però in questo caso non mi piace. Poi la fava, che diciamo è un ortaggio grezzo, togliendo la pelle diventa una regina, troppa pelle. Poi 30 secondi scottata, è buonissimo e ti faccio una cosa più bene, 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 bene. Allora, Francesco dopo. Napolitano aspetta i nostri saluti e dice: la puntata sui polipetti si mette tutti insieme o prima la testa e poi i corpi? Ciao Francesco, buongiorno. No, no, tutto assieme. Ok, e Non la poi. devi mai staccare, anzi, io facevo un piatto che dentro la testa la farcivo. Un attimo che la metti le mani. La farcivo con aglio, olio, con aglio, prezzemolo, un poco di pepe e un poco di mollica di pane. Facevo questo ripieno, lo mettevo nella testa e poi li giravo a fungo come ho fatto vedere. A funghetto. Intanto Ilaria Roberto chiede: ma nelle pentole Paderno si può fare anche la pasta risottata? Oh, guarda, questo qua secondo me si ferma un riloccio. Sono di una comodità, di una bellezza, di una cosa, sono troppo belli, ci sta poco da fare. Mi dispiace che li facciamo in Italia. Sono troppo Oh, c'è Rosario Ru che ci manda un buoni. Ciao cuore. Rosaria! Buon lavoro. La nostra fantastica Rosaria che ha finito tutte le ferie, ha fatto le ferie, belle, sistemate, ma sta lavorando e lei che ci cura la comunicazione un po', ci dà una bellissima mano e vabbè, mo lo fa quando ritorna a casa. Mettiamo le polpette giù e le facciamo friggere piano Intanto piano. dice Giacco, scusate, ma gli scarti della cernia russa. Giacomo, ma attento a venire, ragazzi, ma questo è insopportabile. Questo è insopportabile. Giacco, scusami, ma tu sei scorpione. Ma tu, come li chiami in casa di mia nonna? Ma tu sei per me, sei peggio della nonna, guarda, peggio della nonna. Allora, gli scarti della cernia li ho messi, li tengo belli in frigo, perché volevo fare la sorpresa da domani a dopodomani, perché stanno lì parcheggiati. Tutti si sono dimenticati, tu no, e cacciamo questi scarti della cena, mi ricordate la cena di lunedì? Eccolo qua. E da lì facevo un piatto, ma non li butto, lo farò lo stesso, però volevo fare la sorpresa, mi è levato l'uscizio. Vabbè, fanno diati, però ti do conferma che si dà qualano. Cesare Savarese dice: chef, mia mamma la genovese la fa molto simile alla vostra, ma invece del vino usa il marsala per sfumare, una guerra. Sì, con la cipolla ti dico che ci sta benissimo, marsala secco ci sta, non è la nostra tradizione, ma ci sta benissimo e l'ho provato, non cucinata da me, me l'hanno fatta provare ed era tanta roba veramente.
Adriano Gorgoni dice: ho un vizio, metto l'uva passa in qualsiasi polpetta di carne, non so se in queste vanno bene. Sì, Adriano. Crei quell'agrodolce che con la fava, secondo me, ci fa, ci sta da Dio. Allora, rape. Vedete che spettacolo, queste sono rape che, vabbè, che ovviamente le nostre rape di Montechiaro non sono super rosse, non lo so. Guardate che colore che facciano, che sono fantastiche. Carmine Albano chiede come fare i croquet e non farli rompere. Abbiamo fatto, c'è un tutorial, Carmine, sui crocchetti. Innanzitutto patate asciutte, super asciutte e vecchie. Senza di quelle non fai niente. Poi dentro io l'uovo non lo metto. Metto l'uovo l'albume all'esterno, ma dentro non lo metto, pure se è asciutto bello lo insaporisco con altre cose. Intanto chiedono se le padelle, non ricordo il nome, queste qua di rame vanno bene anche sull'induzione. No, guardate, a me l'induzione la uso, però a me piace con fuoco, il gas. Mi piace, sì, mi piace un gas. Allora, un po' di sale, questo tagliere è fantastico, lavorarci e condircene e farci tutto sopra. I taglieri di Roberta sono alla fine del mondo, anche per impastare, guardate, vi dico che sono proprio belli. Questa qua, questo piatto, voi sapete che io ci tengo sempre a ricordarmi, cerco di ricordarmi un po' di tutti. E allora, questo piatto l'ho preparato per... Vittoria Simeone dice: ma i commenti non li leggete tutti? Vittoria, perdonami, mi sono persa, sono talmente tanti che puoi ripetere per favore Vittorio, quello che hai scusaci, detto? non è... Sì, non è assolutamente perché non vogliamo leggere. Oh, È che purtroppo me lo sono perso, sto provando a scorrere ma non riesco. fortunatamente sono tanti e... Allora, vi dicevo, questo qua... Vedete quando sta diventando bello, poi ci mettiamo consistenze diverse di fave, consistenze diverse di verdure. Qua andiamo a inserire le fave, un po' di menta che è straordinaria e un poco d'aglio. Lo sposto qua così vi faccio vedere meglio il Ok. piatto. Devo pulire un attimo il tagliere, ma poi vedo il piatto da... Intanto Alessandro Zaccagni chiede: chef, ma quando una cacio e pepe con gli spaghetti? Prossimamente la facciamo. Eccolo qua, li mettiamo sopra menta e aglio. Menta e aglio. Prendiamo a bomba atomica, l'arma segreta, il mio super aceto. E andiamo a bagnare questa fantastica insalata per vegani e vegetariani. È puro carnivore che stai buono tutto qua. Mettiamo olio e non vi preoccupate che del risparmio perché dopo ci fate una scarpetta sotto che non morite più. Mario Pierri dice: quest'inverno ce la fate vedere la ricetta della minestra maritata? No? Eccolo qua, guardate questo che cos'è. Una fantastica insalata. Ovviamente se volete mettere meno olio, mettete meno olio. Una fantastica insalata per i nostri amici vegani e vegetariani, ma vi posso garantire che se la fate pure voi che siete carnivori come me, io non mangio molta carne, ma comunque sono carnivoro, è tanta roba. Mettiamo giù le orecchiette perché il piatto che vi facciamo di pasta è velocissimo. Vito Lo Priore chiede: come si chiama il ristorante a Montechiaro? Ristorante a Montechiaro si chiama Villa Rosa, la casa di Lella. Guardate se profetto, che colore che tenga, guardate qua. Adriano, che dici? Dico Adriano perché è un amico che ci ha scritto poco fa ed è vicano, per questo ho
chiamato lui per dirgli: Adrià, vedi che è questa cosa, queste sono una bomba atomica, queste qua vanno mangiate belle calde senza pomodoro e niente. Queste qua fanno un buco dentro, se ne voglio vedere la gente pure a mia sapio, sappiamo. Salutiamo Sebastiano Sapio, dice: mi salutate, siete il mio antidepressivo. Ciao Sebastiano, Ci cosa c'è? salutano Francesco e Florin, che ecco Florin che sono in giro. Che Torino sono i nostri angeli che adesso sono in giro per cercare di completare i lavori che stiamo facendo a Montechiano di sistemazione per metterci quanto più possibile in regola con tutte le vigenti leggi che stanno arrivando ad aprile per affrontare questa È situazione. andato, È andato, mettiamo questo qua. è andato. Lucia Mari chiede: ma la pizza, la Peppe Guida è stata realizzata? Sì, guarda che palla Lucia, perché è una cosa rossa, palla. Trova il tutorial, falla e poi mi dirai che cos'è. Andiamo. Ecco, Vittoria, adesso leggo la tua domanda. Avevo letto su un giornale che la carta forno non può essere riutilizzata. Buono. Io non lo so, lo faccio io, la carta forno la riutilizzo da sempre. Non lo so, può darsi pure, mi stai dicendo una cosa che chiederò. Allora, aglio e olio, era una cosa mia, chiederò, perché può essere pure, no, guarda, non lo so, mi stai dicendo una novità, anzi ti ringrazio, però non so dirti se è realmente, la notizia è realmente attendibile. Allora, quando manca della mezz'ora del non hai messo il tempo? Ti sei dimenticato di Sì, mettere il tempo? Vabbè, non ti colpa. preoccupare. No, però è bello colorito. Sì, non deve essere bruno colorito, deve essere pure fatto di questo qua, No. lo metto da parte, poi faremo qualcosa tra domani e dopodomani, sempre per farvi vedere quando rimanda un po' dell'impasto. Lo mettiamo qua, le polpettine stanno andando, aglio e olio, un po' di salsa, di pastello di pomodoro, questa qua è la rustica sempre nostra, che tra poco potremo commercializzare e potrete trovare. Eccola qua, vedete, quella già è spessa, è già bella ruvida, e questa è quasi cotta, è molto asciutta, non c'è acqua. Intanto Enrico dice: salutiamo Marta Tondo perché sviene se si sente nominare. Marta, Tondo. cara Marta Tondo, ma tu cucini pure o mangi su? Che se cucini, invitaci che veniamo. Prendiamo le polpettine belle colorate dall'olio e le mettiamo direttamente nel pomodoro. Ah, Marta Tondo è ai fornelli. Azz. E allora Marta, organizzati che poi verremo da te. Facciamo cuocere le polpettine nel sugo fresco, non lo facciamo cuocere il sugo deve essere fresco. Vedete, ho messo sugo, polpettine. Marta chiede: è possibile usare altro tipo di olio? Per Per fare cosa? la, forse la frittura delle polpette? Senti Marco, tu puoi usare anche un buon olio di girasole, olio di arachidi, olio di vinaccioli. Oppure puoi usare un olio d'oliva, ma che non sia troppo pesante, perché a mio parere diventa troppo deciso come gusto. Intanto io ringrazio Franco Gargiulo perché sei il mio salvatore, dice: erano le 11:25 quando avete infornato il polpettone. Ah, 11:25. Cazzo, hai visto come siamo efficienti? Questa è la Mi hai squadra. salvato, Franco! Questa è una squadra di alto livello qua. Prendiamo le orecchiette e le togliamo al denti. Questo è un piatto che ho fatto pure al gambero. Mi raccomando, seguite la nuova serie 6 piatti in mezz'ora e l'altra dei magnifici 7 che sono veramente molto simpatiche. Non so se qualcuno poi ha visto pure tutorial su Alta Cucina, pure è stata una bellissima esperienza. No, le orecchiette sono belle al dente, le ho prese al dente, le metto giù e faccio tipo. Intanto salutiamo Domenica Mola che ci condivide sempre su tre gruppi.
Grazie Domenica. Domenico, ti ringrazio, grazie mille. E facciamo stufare l'ultimo minuto, le orecchiette, queste sono orecchiette secche, ma chi ha la fortuna di avere quelle grandissime specialità che fanno in Puglia, allora giusto un minuto in acqua, le ha alzate un minuto nella zuppa di polpettine, la zuppa di polpettine e pomodoro freschissimo, una bella tagliata di basilico dentro che non ho, e ho mangiato una cosa fantastica, buonissima. Franco Gargiulo dice per premio, però voglio vedere la postina. Non sta passando più. Si passa. Tanto che l'abbiamo nominata, non passa più. O perché ha visto i miei sguardi, o non potevo tenere. Intanto Paola Erede dice: buongiorno, sono un torrese che per motivi di lavoro vi seguo dalla Germania. Le vostre ricette mi ricordano le mie origini, complimenti. Grazie mille. Grazie Paolo, grazie. E Camillo Renza dice: Peppe, le tue ricette sono il vero vaccino anti-Covid. Grazie mille. Allora, questo qua. Un altro pizzico d'olio. Diari della Sale. forchetta, chef, ma la fiamma del fornello deve essere sempre molto alta quando si cucina? No, perché? Vedi, io la abbasso, la alzo. In questo momento la tengo alta perché ho bisogno che la pasta bolla e non si spugni nel sugo. Voglio che deve bollire perché deve idratarsi nel sugo. Vedete, e fate una zuppa di orecchiette con le polpettine. Mettiamo nel nostro fantastico tegame. Antonella Messina dice: Chef, facciamo una nuova serie. Indovina chi viene a pranzo. Ovviamente sarà facile indovinare, vengo io. Quando vuoi, tu lo sai, sei sempre la benvenuta. Andiamo a coprire il tutto con una generosa grattugiata di parmigiano. A chi non piace può metterci il pecorino, a chi non piace non ci mettete niente. Eccolo qua, perché è buono già il piatto così, lo puliamo un poco, puliamo sotto. Ecco qua. Un filino di olio crudo che non guasta mai, mi raccomando. Se tenete il basilico ce lo mettete. E andiamo a vedere l'ultima bomba che teniamo qua dentro, com'è la situazione. Vediamo, 25. Sì, a meno 5, quindi tra 5 minuti dovrebbe essere Allora, 5 minuti. Mancano 5 minuti per chiudere questa cosa. Francesco Scano chiede: ma il programma Questa terra è la mia terra in che giorni e a che ora va in onda? Guarda, devi vedere sul canale. Le prime TV stanno andando, se non mi sbaglio, fine settimana e a centro settimana, il mercoledì. Però è meglio che dai un'occhiata tu sul canale. Guardate quanto è bello. Capito? Chiaro. Fritta calda così, non ci deve raffreddare altrimenti, e poi pure nel pomodoro, questa ve la mangia calda, fritta va mangiata, guardate, un buon bicchiere di vino, un buon sorso di birra. Enza Di Sevo dice: giusto in tempo per un buongiorno, ci vediamo in differita. Tanto. Marco Allora. Landi: 6 piatti in mezz'ora è uno spettacolo. Grazie. Lo chef cucina con una classe, con un ritmo e con una semplicità nelle spiegazioni degna di artista, quale lui è. Grazie di faccio da Marco da Pesaro. Marco, sei troppo buono, ti ringrazio. Imma Lucci dice: Peppe, guidaci nell'immenso. Imma da San Giuseppe Vesuviano. Grazie, Imma. Ci provo. C'è Emanuela Ferro che si è collegata e ci saluta. Sempre in ritardo, sei tu. E poi Antonello Somma giustamente dice: ma il fatto delle barbatelle? Che stavi Ah, dicendo? scusa, vabbè. Allora, qua
4 anni fa decisi di impiantare 1000 barbatelle di mischiate tra sciascinoso, peripalumme e aglianico, che sono tre vitigni, un blend di tre vitigni che tirano fuori l'antico gragnano. Dato che io tengo un'esposizione con la terra, un'esposizione sul mare, e di sera queste viti e gli ortaggi vengono bagnate da questo vento, questa arietta fresca piena di salsedine, ed è una terra vulcanica, per questo è ricchissima. Dice, vabbè, voglio mettere questo vino qua, perché in zona qua mettono un vitigno che si chiama Uvi Sabato. Ho voluto mettere questo. L'anno scorso abbiamo fatto la prima raccolta e sono usciti solo 54 litri di vino, e non l'abbiamo poi imbottigliato per Covid e tutto questo cose qua, l'abbiamo imbottigliato l'altro giorno. È un nettare a fine round. Ovviamente non è un vino per i grandi esperti, là, se no molto una birra, che un vino non c'è niente, c'è solo un po' di zolfo, un po' di verderame sopra quando è il momento, 2 volte all'anno si ci mette. Il resto è proprio con la natura, una premuta d'uva fermentata, ed è una cosa a fine romano. E questo, mo con la prossima vinificazione serviremo questo vino qua a Montechiaro. Un solo vino, il vino prodotto da noi. Però noi abbiamo attuato la formula anche l'anno scorso, che chi voleva bere grandi vini, uno champagne, poteva portarselo. Al momento della prenotazione ci diceva che si portava il vino, e noi glielo serviamo, glielo raffreddiamo, glielo serviamo e tutto questo senza pagare niente extra. Basta che sa grazie a Dio lui, il cliente, e che ci fa sa grazie a Dio a noi. E questa era la formula per stare tutti quanti in pace. Intanto Pasquale Liguoro si vuole proporre come assaggiatore, logicamente senza stipendio. Buonissimo, ti dico, è venuto un vino straordinario. E Maurizio Facciuti dice: evento del giorno, un chef comandosino. Guardate qua, eccolo qua, voglio cambiare un attimo il piatto. E un po' di ripieno l'ho conservato, come vi ho detto, perché poi avevo un'altra bella cosina tra domani e dopodomani con quel ripieno, tanto per cercarvi di farvi capire che ci sta a fare. Vedete? Per riuscire a salire tutto questo, lo alzate bello piano piano con la carta, vedete quanto è comodo. Poi prendete la paletta al piatto, la tirate. E voilà, siete fatta a bomba atomica. Eccolo qua. Adolfo Mamanno Ross, ricordati di farci vedere come si spezzano gli spaghetti piccoli. Domani. Magari domani possiamo... Domani sì, lo facciamo, perché adesso abbiamo finito, siamo proprio in dirittura. Quando manda Rossella per... Guardate che cosa ci sono sui piatti, ragazzi. Massimo 4 minuti. Guarda, sono alla fine lunga. Sono bellissime, la polpetta è eccezionale, questa zuppa, questa per i nostri amici vegani e vegetariani, ma Sarra Green è troppo buona, buonissima. O purtroppo ci mettete una bella fetta di questo, un cucchiaio di questo qua, e facete un buco in terra. Un attimo solo. Eccolo qua, facciamolo vedere un attimo. Ah ok, sembra che era Adolfo, mi sono persa il nome. Panno pulito, un bello straccio pulito, guardate, prendete Adolfo, sì. Pochi alla volta, questi sono dei vermicelloni, e lo chiudete stretto nel cannovaccio. Poi andate vicino a uno spigolo e ci fate la forza, vedete? Lo tirate e abbassate verso giù. Ho paura che mi scappi la mano, perché questo la faccio vicino alla sponda del tavolo. Questo si muove. Provo a mantenertelo. Ok. Questo servizio va fatto vicino a un tavolo bello stabile. Aspetta. Comunque più o meno il concetto è questo qua, come farvi vedere, vabbè, più o meno è questo.
non deve avere una base che si muove. Vai vicino allo spigolo, tiri giù e con E lo questo fai tiri così camminare. e lo fai camminare spingendo verso il basso. Aurora Zingone chiede la temperatura del polpettone, erano 180 per 30 minuti Sì, circa. puoi mettere anche 170, Aurora. 170, 30, 35 minuti. Vabbè, ma tu lo vedi, vedi quanto è bello il colore. Eccoli qua, spaghetti spezzati. Ma se li metti vicino a uno spigolo, vedete? Se li metti vicino a uno spigolo, devono venire più piccoli. Invece del riso, questo spezzato per fare minestra è perfetto. Vedete come ci avete. A parte subito è stato fatto, sono quasi tutti uguali. Per fare. Usarli con un riso, eccoli qua, devono essere così, ma si possono fare. L'importante è usare quella tecnica. Bene. Intanto aspetta, salutiamo la mamma di Gianni Guida che si chiama Fiore Vanacore, ci tiene molto e ci segue sempre. Ciao, ciao signora Fiore, Fiore Vanacore, la sì, mamma di Gianni Guida. Gianni Guida, È un mio parente di Vico. non lo so. Ah, intanto lo chiedevano il taglio Eccolo qua. del polpettone. Questa è una bomba atomica, guardate qua, Mamma mia. velocissimo, non deve essere doppia la carne, mi raccomando, altrimenti diventa una mappazzona. Guardate questo, viene da quest'altro lato, bello, Ok. sottile, deve essere lo spessore della carne, che è digeribilissimo, umido, buonissimo. Signora Guida, tanti carissimi saluti, un carissimo abbraccio, se siamo parenti, doppio abbraccio. Grazie per le condivisioni che avete fatto ieri, grazie per quello che fate oggi, buon appetito, buona giornata e ci vediamo domani, sempre alla stessa ora. Ciao! Intanto salutiamo Silvio Raimo, dice non mi salutate mai, Ciao tu Silvio! sei l'incubo dei personal trainer. Ciao Lu, sì. Silvio Raimo, ciao Dai, Silvio. Silvio, vieni che io ne ho bisogno di un personal trainer. Ciao, buon lavoro.